Ciao ragazzi! Ciao! Allora, oggi vogliamo farvi vedere dove abbiamo dormito stanotte, perché il posto merita ed è giusto quando ci sono dei posti fatti bene a misura di camperista per i turisti farli vedere. Siamo nel comune di Pomarance, in provincia di Pisa. Mai sentito prima d'ora. È vicino a Volterra, comunque. Sarà 20 km da Volterra, sulle colline toscane. Il borgo è molto carino anche. Però c'è quest'area sosta che è fantastica. Costa 10 euro per 24 ore. Comprende tutti i servizi di carico, scarico, qualsiasi cosa funzionante. Corrente. Fantastico. Si entra facilmente a qualsiasi ora con questa tessera che si prende a un distributore automatico di tessere all'entrata, quindi facilissimo. Ma la cosa figa è che ci sono, vedete qua dietro, i bagni con le docce calde. E c'è perfino nel bagno c'è perfino la carta igienica, il sapone, l'asciugacapelli. Adesso vi facciamo vedere. Bagni con l'acqua calda, tra sì, l'altro. Docce calde. Adesso vi facciamo vedere un breve tour, così se vi fa piacere, se siete da queste parti, passate di qua perché ne vale veramente la pena. E ricordo, il tutto per 10 euro al giorno, che è veramente niente. Ah, poi lì c'è anche l'ufficio turistico con le e-bike. Si possono là dietro si possono affittare le e-bike, c'è anche la ricarica e-bike gratuita, quindi super organizzati, davvero complimenti Comune di Pomarance. Sì, veramente bravi, e penso che sia una delle aree di sosta che più belle che abbia mai visto. Sì. Assomiglia molto a certe aree di sosta che ci sono in Norvegia. Vero, e vero. Veramente bravi, complimenti. Vero, pulitissimo. Complimenti, vero. L'area è tenuta benissimo, là ci sono i rifiuti per la differenziata. Carta, tac, 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 tac. Piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac. Permesso. Il sapone, pochino di sapone, pulitissimo, cestini, l'asciuga mani. La carta igienica, guardate come sono splendenti sti vicini. No, sono puliti, c'è anche una pulizia qui, c'è perfino mai vista. Il riscaldamento d'inverno. E qui ci sono gli asciugacapelli con tutte le spine. Qua ci sono le docce, belle spaziose. È pulitissima, c'è il profumo di pulito. Sì, sì, è tenuta veramente sì. Bene. Complimenti. C'è anche l'area ovviamente dei lavabi, dove lavare i piatti. C'è perfino il raccoglitore delle pile usate. Vabbè, video sorvegliata. Che volete di più? Venire. Puoi anche andare. No, no, che ti ho paura, dai. No, dai, tieni, stai su che ti spingo. Tieni. No, dai, no, ma stai su. No, non mi viene paura. Oh, oddio. Mi viene paura. Guarda, lo faccio da sola. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Il comune di Pomarance merita una visita, perché il centro storico molto caratteristico. Noi l'abbiamo visitato ieri sera, era buio, quindi non abbiamo filmato perché la qualità video sarebbe stata veramente pessima, però merita la visita. Sì, sembra di tornare negli anni 60. Sì, è vero. Sì, è vicino a Volterra, è vicino ad altri borghi molto caratteristici che ci sono qua, come Castelnuovo Val di Cecina, che adesso andiamo a visitare. E poi qui vicino c'è anche l'Arderello, che è famosissimo, l'Arderello, per i suoi geyser. Se andate a leggere un po' su internet, praticamente c'è una valle qua
che sembra un po' di essere in Islanda, ci sono tutti questi geyser. Hai studiato, eh? Energia geotermica, ma sono stata da bambina. Momento comunque. Piero Angela. È molto interessante, ci sono proprio i laghi che si vedono anche che ribollono. Tutto ribollo. Quindi è una bella zona, cioè un po' diversa dal solito. Io non l'ho visto, mi piacerebbe vederla, possiamo vedere le cose che ribollono. Un po' diversa dal solito, vicina comunque al mare, perché in 40 minuti sei al mare, no? Sì. Quindi chapeau. Non ci pagano per dire queste cose, non ci paga nessuno, non siamo nessuno. Diciamo perché merita, davvero. Beh, non le cose belle vanno valorizzate, vanno raccontate, vanno viste. Non capita tutti i giorni di trovare un'area sosta così bella, così pulita, a un prezzo così ottimo, quindi boh, perfetto. Tra l'altro l'Arderello, che si chiama la Valle del Diavolo, si produce il 10% dell'energia geotermica mondiale. Sì. Praticamente loro utilizzano questa energia geotermica per scaldare le case nel raggio di non so quanti chilometri, gratuitamente. Ciao. Fa caldo oggi, fa caldo. Sì, c'è afa. Comunque, siamo appena tornati dalla visita a Castelnuovo Val di Cecina. Sì. Un borgo medievale arroccato sulla montagna, molto carino, molto caratteristico. Se passate da queste parti, un giretto ci sta. Thank you.
E qui è l'ombra. Sì. Mamma mia, bollente. Qui sotto c'è tutto che bolle. Più giù c'è un'area camper completamente gratuita, sì, con le piscine calde. Area camper con energia elettrica, servizi tutti gratuiti. Vicino c'è una piscinetta balneabile che ovviamente l'entrata si paga, mi sembra 4 euro. Si può fare il bagno nell'acqua geotermica. Wow. Tra l'altro pare che questo posto, queste zone abbiano ispirato Dante per l'inferno. Ah sì, è vero. Andiamo a mangiare. Sì, qui c'è un'altra particolarità. È un altro posto molto carino. Un birrificio artigianale. Si chiama Vapori di Birra. Si chiama Vapori di Birra perché producono la birra grazie al vapore che c'è qui geotermico. Quindi non so adesso io bene il procedimento. Andiamo a mangiare e a bere. Andiamo ad assaggiarla. Tranquillo. Buon appetito. Appetito. Puccia.